Mister, possiamo dire che è mancato solo il gol, il rigore, una buonissima prestazione per questo esordio in Serie B. Sì, peccato, peccato perché vincere sarebbe stato bellissimo. I ragazzi hanno giocato un'ottima partita nelle due fasi, nella fase di possesso e nella fase di non possesso. Sono stati ordinati, hanno avuto una grande personalità, la voglia e la volontà di giocare sempre la palla, hanno lottato su ogni livello, quindi prestazione assolutamente positiva contro una squadra che l'ultima partita l'aveva giocata in Serie A, aveva tutti i giocatori in Serie A, e quindi io penso che oggi il Monza abbia superato alla grande questa prova, peccato non averla vinta. Martedì di nuovo in campo in casa con la Triestina in anticipo in Coppa Italia e poi ci sarà, se tutto va bene, un regalo, un giocatore che lei conosce come Boateng. Sì, martedì è un'altra partita importante, per noi lo sono tutte perché la mentalità deve essere quella di voler giocare sempre con un unico obiettivo. E siamo contenti dell'arrivo di Prince perché è un ragazzo che ha grandissime qualità, grande personalità e diciamo che è stato un po' la ciliegina sulla torta di questo grande mercato che ha fatto la società. Con 11 nuovi acquisti quanto ci vorrà per vedere il suo Monza? Beh, come ogni squadra che parte da zero, noi non siamo partiti da zero perché abbiamo già un blocco importante, però sicuramente molti ragazzi si devono conoscere meglio tra di loro, devono conoscere pregi e difetti di ognuno e quindi sicuramente ci sarà da lavorare, ma io penso che oggi contro una squadra di Serie A siamo riusciti a fare un'ottima partita e avremmo meritato anche di vincere.